Trovo in diretta per lo speciale TG Noi Dido dedicato di nuovo ai temi delle migrazioni, in particolare alla situazione dei richiedenti asilo in provincia di Lucca. Andiamo a vedere gli altri dati che ci sono stati forniti e che vi avevo annunciato. La fotografia dei migranti, ma in questo caso sono appunto richiedenti asilo, quindi è bene ricordare che non si tratta di migrazioni per motivi economici, ma per motivi di richiesta di asilo, molto spesso anche per questioni di rifugio politico da parte di coloro che stanno scappando. Ecco qua, allora, in provincia di Lucca ci sono attualmente 49 persone provenienti dalla Nigeria, 34 dal Pakistan, 21 dal Mali, 20 dal Gambia, 10 dalla Costa d'Avorio, 9 dalla Guinea, 8 dal Senegal, 7 dal Bangladesh, 3 dall'Afghanistan, 2 dall'India e dalla Somalia, e 1 dal Ghana e dall'Eritrea. Quindi un ventaglio molto ampio di nazionalità, con nazionalità che forse non siamo pensati, non siamo portati a pensare come fonte di immigrazione. Per esempio, la Nigeria, 49 nigeriani non sono la popolazione che ci aspettiamo che arrivi di più in Italia anche per questioni di rifugio politico. Giulio Sensi, come si spiega questo dato? Semplificando un po', ci sono due situazioni che danno diritto alla richiesta e poi al riconoscimento dell'asilo politico. La prima situazione è quella, diciamo, di una insicurezza e una minaccia all'incolumità generale, ed è il caso specifico e tipico delle guerre, dei conflitti. L'altra situazione è la persecuzione verso singole persone. Quando una persona è perseguitata, può andarsene dal proprio paese e può chiedere asilo politico. In questo caso, appunto, Lucca, ma è un caso perché poi i flussi vengono governati dal governo e quindi poi dopo Lucca ha una serie di, diciamo, di geografie che sono geografie decise a livello centrale, però appunto, denotano una serie di paesi, alcuni che vivono situazioni di conflitto, alcuni invece che vivono situazioni di generalizzata, diciamo, negazione di diritti, e quindi ci sono molte persone che si sentono personalmente minacciate e quindi sono portate ad andarsene, ad andare via. Vanno via, chiedono, e inizia qui, è bene specificarlo, inizia un iter, che non è detto che si risolva con l'acquisizione dello status di rifugiato politico. Inizia un iter che con delle commissioni che giudicano sul territorio, ce ne sono diverse, può verificare o meno la sussistenza di questi requisiti e quindi la possibilità di ottenere una sorta di permesso che poi dura 5 anni, in alcuni casi un po' meno, eccetera, eccetera, ma no, non ci addentriamo in particolarità. Finita tutto questo iter, chi non ha diritto, cioè chi non è riconosciuto come rifugiato politico, ottiene un foglio di via e se ne deve andare dal paese. E questo capita, sta capitando anche a moltissimi e purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, capiterà anche per queste persone. Se Roma è entrata in questi giorni nelle cronache per una pessima, diciamo, fama rispetto a chi lucrava su queste cose qui, Lucca nei mesi scorsi invece ha avuto l'effetto contrario, nel senso che i media nazionali hanno parlato di Lucca e anche della cooperativa Odissea, che gestisce appunto una serie di alcuni centri, alcune situazioni, come un caso positivo. Perché? Perché spesso il sistema di accoglienza si basa su un processo positivo di formazione, di ricerca di lavoro, di ricerca di stage. Il territorio stesso, anche le categorie economiche, molte volte sono interessati a queste persone, perché queste persone sono anche possibili ottimi lavoratori, oltre che persone, quindi depositari di diritti, e quindi si è parlato di tante situazioni che a Lucca sono situazioni positive, e questo credo faccia onore al nostro territorio, anche a chi lo amministra. Questo è vero, però ci sono anche i casi in cui ci sono gruppi di migranti che sono parcheggiati però letteralmente in un posto e non fanno niente, cioè non passano le giornate senza poter far niente. Accade anche a voi, Bonetti. No, da noi no, nel senso che noi siamo anche appunto titolari del progetto SPRAR per quanto riguarda il comune di Capannori, che è l'ente locale che ha deciso di partecipare a questo bando, e lo SPRAR prevede tutta una serie di attività obbligatorie per quanto riguarda l'inserimento di queste persone, che devono essere veramente seguite. C'è anche un monitoraggio molto stretto da parte del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Ci sono
spese obbligatorie per quanto riguarda l'integrazione, e queste vanno rispettate e portate avanti perché ne va del futuro di queste persone che, ripeto, hanno diritto a stare sul nostro territorio per quanto riguarda la prima fase per l'accertamento del diritto di asilo, come diceva bene Giulio prima, però poi quando non hanno più la possibilità di stare hanno un diniego, all'inizio hanno un diniego e possono stare sul nostro territorio facendo un ricorso. Cioè noi, e questa è tutta un'altra parte che deve essere seguita dall'equipe di lavoro che sono all'interno dei centri. Noi parliamo appunto di equipe di lavoro e non di singole persone che lavorano all'interno dei centri, perché è importante avere un'equipe multidisciplinare con persone che hanno certe caratteristiche e professionalità. Noi abbiamo lo psicologo, abbiamo chi si occupa di orientamento al lavoro, cioè abbiamo il mediatore linguistico-culturale, ovviamente sono persone che vengono da altri paesi e quindi c'è bisogno di comunicare, quindi abbiamo bisogno di persone che sappiano parlare con queste persone, anche se poi la prima attività, il passepartout per queste persone è il corso italiano, che deve essere obbligatorio, lo SPRAR lo prevede, obbligatorio. D'altra parte abbiamo cercato di fare questa cosa anche nelle, cioè noi abbiamo anche un'altra struttura che è nel sistema prefettura, come diceva prima l'assessore Vietina, abbiamo cercato di portare, diciamo, le linee guida dello SPRAR all'interno anche di questo sistema. Ci pare giusto che per queste persone sia doveroso fare un certo tipo di percorso che sia volto all'integrazione. Questo è molto importante e soprattutto richiede non inesperienza ma professionalità. Assessore Vietina, i comuni possono favorire le attività dei migranti presenti sul nostro territorio? Dunque, è di nuovo importante specificare i due diversi percorsi, come veniva detto adesso. Nel progetto SPRAR, quindi nel percorso SPRAR, questo è richiesto e garantito e quindi diventa un impegno proprio di tutti coloro che seguono e gestiscono il percorso. Attualmente invece, nella linea seguita da questa primavera dal governo, la situazione è diversa. E inizialmente non era prevista una specifica attività, anche se tutte le associazioni ospitanti, come diceva adesso Valerio, si sono immediatamente preoccupate innanzitutto di organizzare corsi di lingua, e rispetto a questo è doveroso da parte mia, in genere da parte di tutte le amministrazioni, ringraziare i tanti volontari che si sono messi a disposizione di questo. Sul nostro territorio, nei nostri quartieri, sono numerose le persone che hanno dato la disponibilità a collaborare per garantire questo primo importantissimo passaggio. Però i comuni stanno pensando anche di proporre altre iniziative. Ne abbiamo parlato nei mesi scorsi anche con l'assessore Saccardi, perché la stessa Regione Toscana ha intenzione di organizzare alcuni protocolli d'intesa in modo da permettere la realizzazione di alcune attività anche a livello di volontariato da parte dei richiedenti asilo. Che tipo di attività potrebbero essere? Potrebbero essere attività legate alle associazioni di volontariato del territorio, e quindi potrebbero essere attività che già le associazioni curano o che potrebbero essere anche inserite come innovazione. Potrebbero essere attività di cura dello stesso territorio, ad esempio, e quindi di manutenzione o miglioramento dell'ambiente in cui tutti viviamo. Sappiamo che c'è disponibilità rispetto a questo da parte dei richiedenti asilo, che in genere sono anche persone giovani e quindi piene di energie. Ce ne sono tantissime che dicono proprio così, lo posso testimoniare direttamente, nel senso: io sono forte e capace, sono giovane, eppure mi tocca stare qui tutto il giorno a non fare niente. Questo è quello che dicono in molti. Infatti è necessario però, e adesso è prevedibile proprio un interessamento specifico della prefettura su questo, su input del governo, organizzare delle forme che rendano possibile l'esercizio del volontariato, perché sappiamo che anche per l'esercizio del volontariato è necessario garantire alcune forme assicurative e un riconoscimento, una legittimazione rispetto appunto ad un'attività che va a incidere su dei beni che sono comuni. Sicuramente questa è la strada su cui si muove sia la Regione Toscana, sia il governo, sia la prefettura, e i comuni sono assolutamente pronti a rispondere e a prendere delle iniziative molto operative.
Bene, diciamo che un po' può sorprendere l'opinione pubblica che soltanto adesso si pensi a questo tipo di attività di integrazione che magari, per le quali magari si poteva pensare prima e potevano anche forse far decrescere a volte i luoghi comuni contro i migranti che sono sorti in tutti questi anni. Però accogliamo sicuramente una notizia positiva, quella che appunto possano essere impiegati in varie attività anche questo tipo di migranti. Adesso, prima di chiudere questo segmento della trasmissione, vi faccio vedere la graduatoria che a volte terrorizza i sindaci, ovvero i migranti accolti sul proprio territorio comunale. Se qualche tempo fa poteva essere quasi un vanto, adesso ci sono tanti sindaci che hanno quasi paura di questa graduatoria perché temono la reazione della propria opinione pubblica, come se il comune spendesse dei soldi per questo tipo di attività che poi non vanno invece ai cosiddetti italiani. Non è così, lo sappiamo, però vediamo lo stesso questa classifica. Abbiamo già detto che Lucca ha 41 migranti accolti in questo momento, poi Gallicano 30, Camporgiano 22, Bagni di Lucca 18, Capannori 17, Fabbriche di Vergemoli 11, Villa Basilica 11, Pescaglia 9 e Camaiore 8. Sorprende sempre il fatto che ci siano questi piccoli comuni, Gallicano, Camporgiano, anche Bagni di Lucca, con così tanti migranti rispetto agli altri e che non compaiano per esempio comuni di grosse dimensioni come Viareggio o altri comuni della Versilia. Come si può commentare questo tipo di graduatoria, Giulio? Ma credo che è una questione amministrativa, credo che ovviamente il processo poi di allocazione di queste persone sia un processo negoziato con i comuni, nel senso che dipende molto dalla storia che un comune ha. Abbiamo visto Gallicano che ha dei grossi numeri, ma Gallicano ha fatto scuola nell'accoglienza dei richiedenti asilo già da moltissimi anni. Quindi c'è un elemento di mediazione, c'è un elemento di disponibilità di strutture che non sempre è così ricco e c'è anche un elemento di presenza di organizzazioni come le cooperative, ma non solo, che possono poi dopo garantire una corretta accoglienza. Quindi ovviamente la strutturazione del territorio è diversa da comune a comune e forse su questa classifica influiscono anche le dimensioni. È ovvio che Lucca, che è il comune maggiore, abbia più persone ospitate rispetto ad altri comuni, però ripeto, dipende da moltissimi fattori, sono fattori diciamo in parte politici e in parte organizzativi. Ma può accadere anche che su un territorio comunale ci sia per esempio un albergatore che si offre di accogliere nella propria struttura questi migranti? Può accadere? Può accadere ed accade. Certo. Assessore Vietina, come funziona? Voi ricevete la chiamata della prefettura che vi dice c'è questo numero tot di migranti, voi siete disponibili ad accoglierli, funziona così? Funziona che la prefettura si mette in contatto con tutti i comuni, convoca degli incontri e informa degli arrivi e quindi del numero di persone per le quali sarà richiesta ospitalità. In realtà però i comuni non hanno in genere delle proprie sedi e quindi, come lei diceva, si tratta di valutare se nei territori esistono delle disponibilità. Possono essere associazioni che sono già organizzate e quindi possiedono dei propri edifici, oppure anche che sono in grado di interagire con il territorio per trovare ospitalità in alcuni alloggi che vengono individuati sul momento. Oppure possono anche essere, come appunto lei diceva, delle situazioni per cui nel territorio possono esserci degli alberghi, degli agriturismo, ovvero delle strutture ricettive che in quel momento sono disponibili. Allora la cosa importante è che ci sia una sintonia tra l'associazione oppure il privato stesso che manifesta la propria disponibilità e l'amministrazione comunale che sostiene questo percorso. Però giustamente, come diceva, ed è importante forse ribadirlo, i comuni non intervengono con un proprio finanziamento, ovvero sia non mettono a disposizione alcun tipo di cifra per il sostentamento di queste persone, che è invece garantito dai trasferimenti da parte del governo. E a queste persone non viene dato assicurato un reddito
o un compenso, come qualcuno i famosi 40 pensare. Euro dati ad ogni non migrante. Non vengono affidati i 40 euro alle persone stesse. I finanziamenti hanno lo scopo di garantire l'accoglienza e il sostentamento. Alle persone il governo definisce la necessità, e quindi questa è una precisa indicazione del governo, di garantire un minimo di riscontro giornaliero, ma si parla veramente di una cifra, se non sbaglio, sono 2,50 euro, molto irrisoria, appunto i 2 euro. Non ci si va molto lontano con 2 euro e mezzo. Questa è l'unica cifra che le persone hanno a disposizione, quindi di cui si trovano a disporre direttamente. Per il resto a loro viene garantito accoglienza, quindi vitto e alloggio. E quindi questa cifra va almeno in parte anche alle cooperative. Sì. E dopo chiederemo a Valerio Bonetti se le cooperative si arricchiscono con queste cifre o meno, e se ci può parlare appunto della sua esperienza. Tra poco.